Ivana abbia un problema con i calzini. Accidenti, adoravo questo paio. Potrei provare a salvarli prima che il buco diventi troppo grande. Vediamo. Da dove dovrei iniziare? Ehi, sorella, ti dispiace se mi siedo qui a mangiare? Fesa di tacchino, il mio preferito. Ok, ora me lo mangio tutto. E filo lago. Au! Accidenti, non sapevo che i calzini sporchi fossero nel menù di oggi. Aspetta un secondo. Forse potrei vendicarmi spaventandola un pochino. Per questo scherzetto avrei bisogno di una grande spilla da balia come questa. Metti della colla sull'estremità appuntita e poi chiudila. Una volta che la colla si è seccata, vai avanti e taglia lo stesso lato in modo che si rompa. Alcune forbici o pinze affilate dovrebbero andare. Ora posizionalo sul dito in modo che sembri che passi attraverso. Aggiungi un po' di ketchup per far sembrare che fuoriesca del sangue. Se questo non spaventa Lana, non so cosa lo farà. Mamma mia, ma guarda quella cosa! Ecco, sta tornando! Lily, guarda il mio povero dito! Pensa che è grave! Allora guarda il mio! Ma quello è... sangue! Tranquilla, sorella, è solo ketchup! Sono quasi le 4. Amy dovrebbe essere già qui. Oh, eccola! Se hai una sorella, sai benissimo cosa significa lottare per avere il posto davanti. Oh sì, una dura, dura lotta. Vai! Oh, non hai visto quella buca, vero? Ehi, lasciami la gamba! Ehi, Lana gioca sporco. Sembra che Lily entrerà in macchina per prima. Beh, Lana, tu ti becchi il sedile posteriore. Wow, adoro stare davanti! E vabbè. Ti è mai capitato di farti i fatti tuoi quando all'improvviso dal nulla sbuca fuori un bullo? Wow, quanto è alto! Prendi tutto quello che vuoi, non farmi del male! Prendo questo lecca-lecca, grazie mille! Oh, ma Uffi, me l'ha regalato la mia migliore amica! Ehi, tu, cosa pensi di fare a mia sorella? Ok, magari non andate sempre d'accordo, ma potete sempre contare su vostra sorella quando bisogna scacciare un bullo. Vedi? Ha funzionato! Ehi, vuoi anche la mia soda? Esatto, vai dalla mammina, idiota! Wow, sei la mia salvatrice! Qualsiasi cosa per te, sorella! Oh, passatemi i fazzoletti, mi sto commuovendo! Oh, vestito carino, Lana! È nuova quella maglietta! Primo giorno di scuola, eccomi qui! Oh oh! A quanto pare c'è stato un problema di fotocopie qui! Oh, cavolo! Ma anche le scarpe sono uguali! Si saranno pure vestite uguali, ma di certo non era nelle loro intenzioni. Rimane solo una domanda. Chi ha copiato chi? Come hai potuto? Va bene, basta così, ti cambi tu. Perché devo essere io a cambiarmi? Perché sì. Non finirà tanto bene. Se hai una sorella, sai che vedere la TV insieme può diventare un vero dramma. È tutto per quel piccolissimo dispositivo fastidioso. Il telecomando. Sarà Lana a scegliere cosa guardare? O sarà Lily a scegliere il film per la serata? Ehi, non vale! Abbiamo visto quello che volevi tu ieri sera! E vai, l'ho preso! Oh, quando ci si inizia a tirare i capelli le cose si mettono male, molto male! E Lana è tornata in testa! Oh, cavolo, questa lotta potrebbe durare all'infinito! Wow, Lily, non mordere tua sorella! No! Beh... a quanto pare non serve scegliere qualcosa da guardare, hanno già fatto loro uno show. Vuoi mettere su quel film dell'orrore che stai morendo dalla voglia di vedere? Non c'è niente di peggio che presentarsi in classe e rendersi conto che hai dimenticato la matita. Ehi, Lily, yuhu, girati! Hai una matita da prestarmi, per favore? Grazie mille! Sul serio? Cosa dovrei fare adesso? Lana! Pensi di potermi prestare il temperamatite? Per favore, ti comprerò un biscotto più tardi! Sei un tesoro! Quasi! Shh. Mi hai rovinato la concentrazione, tanto vale fare una piccola pausa! Ah, ora va meglio! Lily, posso avere un sorso? Ehi, ho davvero sete! Certo che puoi avere un sorso, non è vero, Lana?
Oh sì, certo. Va bene, allora aspetta solo un attimo. È sempre un buon momento per uno scherzetto. Basta prendere una lama e fare un piccolo taglio appena sopra l'etichetta, così. Abbastanza semplice, non è vero? Hai ancora sete, Kevin? È tutta tua! Oh! Il poveretto non se l'aspettava proprio! E non sembra che stia bevendo molta di quella acqua! Oddio! Questa roba è ghiacciata! Che figura! Grande sorellina! Ma io ho ancora sete! Ehi, Lily! Non vuoi aiutare tua sorella con tutti quei sacchetti della spesa? Se non avesse la testa persa nel telefono, si sarebbe accorta che la sorella aveva bisogno di una mano. Davvero, Lily? Beh, allora apro il bagagliaio, ma che cavolo! Certo che se Lily tiene sempre gli occhi su quel telefono, non si accorgerà se le faccio uno scherzetto. Se hai una mano finta come questa, puoi far credere a tua sorella che hai avuto un terribile incidente. Dopo averlo infilato nella manica, posiziona il braccio sul bordo della portiera o nel bagagliaio proprio in questo modo. Una volta che il bagagliaio si chiude sulla finta mano, comincia lo spettacolo. Ah, Lily, la mia mano è bloccata! Che cosa? Oh no! Oh, devo aprire il bagagliaio! Ah, ci sei cascata, Lily! Oh, mi hai spaventato a morte, Lana! What happened to us? What happened to all the... Non importa quanto sia tardi, sembra sempre che ci sia abbastanza tempo per controllare Instagram. Sta arrivando la mamma. Presto, nascondi il telefono e fai finta di dormire. Mamma andrà fuori di testa se vede che sei sveglia a quest'ora. Oh no, eccola! Lily, ma stavi facendo qualcosa? E come fanno le mamme a capire sempre quando menti? Ma ho appena visto uno strano movimento nei tuoi occhi. Niente può ingannare le mamme. Oh, dolce angioletto, dorme profondamente. Eccoti, tesoro. Ci vediamo in mattinata. Se n'è andata? Oh sì, c'è cascata! Vieni qui, Instagram! La maggior parte delle mamme sa che avere casa per sé mentre i ragazzi sono fuori è un vero toccasana. Oh, sembra che Lana stia organizzando una serata con le ragazze. E dopo questa settimana di pura follia, le ragazze avranno tonnellate di cose da recuperare. Oh mio Dio, mi sono scordata del naso quando mi sono truccata! Nel frattempo a casa, la mamma di Lana si sta rendendo conto di quanto si stia bene senza di lei. Ah, ricordo quando ho scattato questa foto. Stava facendo tardi perché si stava sistemando i capelli. E sai cosa? Meglio che la chiami per sapere se sta bene. Ragazze, torno subito, vado a ritoccarmi il trucco al volo. Oh no, sembra che si stia perdendo la telefonata di mamma. Ma perché non mi risponde? E se le fosse successo qualcosa di orribile? Potrebbe essere stata rapita o intrappolata in qualche magazzino da qualche parte. Oddio, già me le immagino. Probabilmente ha le mani e la bocca legate. Probabilmente le hanno portato via il telefono. E se non vedessi mai più la mia dolce Lana? Non potrei più vivere. Se non mi risponde entro un minuto, chiamo la polizia. Mi dispiace avervi fatto aspettare, mi sono sistemata il trucco. Che mi sono persa? Oh, mia madre mi ha chiamato per 20 volte? Ma lei sa che sono fuori con le amiche. Mamma, che succede? Oh, grazie al cielo, Lana, sei viva! Ero sicura di averti persa per sempre. Quando sei a casa è probabile che tu stia guardando Instagram, ma a volte una mamma curiosa può rovinare tutto il divertimento. Ma chissà che cosa sta guardando Lana. Scusami? Sì, esatto, vai mamma, vai! Ok, è di nuovo la mamma che pulisce casa. Sta sulla pagina Instagram di un ragazzo, ma chi è? Se solo spostassi il pollice potrei vedere l'immagine. Non preoccuparti, sto solo pulendo, tesoro. Mia madre sta diventando troppo pesante. Wow, è la tua amica April, è andata a una festa e ha fatto cosa? Mamma, davvero? Posso avere un po' di privacy, per favore? Oh, non vedo l'ora di andarmene da qui. What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? Is it too late? Is it too late to color feelings that have faded? Complicated.